Cosa conterrà il pacco inviatomi da GameTrade? Quali contenuti potranno prendere vita dal materiale che fra poco vedremo? E i TCG in questione, quando arriveranno sul canale? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Giorni fa ho preso contatti con Giorgio Buco, proprietario e gestore del distributore internazionale GameTrade, con il quale ho parlato a lungo per discutere di alcuni contenuti che presto faranno la loro comparsa qui sul canale. A tale scopo, Giorgio mi ha gentilmente inviato in studio ben 9 kg di materiale che fra poco vedremo assieme e che servirà da spunto principale per i prossimi video che, nelle settimane a venire, perlustreranno TCG ancora inesplorati qui sul crogiolo. Per tutti coloro che non sappiano chi sia GameTrade, è un distributore sito ad Ancona che dal 2002, forte della sua esperienza ventennale nel settore, fornisce supporto ed assistenza ai negozi e/o rivenditori dei prodotti che gestisce, che col passare degli anni si è collocato nella top 3 dei distributori italiani di TCG ed affini, avendo inoltre un vastissimo reparto accessori a coronare il tutto. Se vorrete saperne di più, in descrizione vi lascerò il link al sito. Così potrete dare un'occhiata per conto vostro per comprendere appieno di chi si sta parlando. Ed ora scopriamo assieme cosa conterrà la spedizione inviatami da Giorgio Buco, il titolare del distributore internazionale GameTrade. Andiamo a dargli un'occhiata. Nel pacco di GameTrade, il primo articolo trovato è stato un magnifico playmat per due giocatori di Dragon Ball Super, con raffiguranti Vegito e Gogeta Super Saiyan Blu e due forme da combattimento per Freezer. Un Trial Car Kit Zenkai Serie Z-Deck contenente 16 unità, con al loro interno una bustina con 4 carte da gioco e due manuali delle regole, un demo kit con manuale e poster incluso, con 18 mazzi suddivisi come segue: 6 deck con leader Trunks, 6 con leader Super C17 e 6 con leader Vegeta, 6 pacchetti contenenti bustine protettive con illustrazioni varie provenienti dall'universo creato da Akira Toriyama e 4 mazzi introduttivi, 2 di base con leader Gogeta e 2 pronti all'uso, il primo che vedrà il drago Shenron dare il nome al tematico, chiamato per l'appunto Shenron's Advent, ed il secondo che avrà come protagonista il Super Saiyan della leggenda nel suo Rising Broly. Per Force of Will sono arrivati due deck blocco duello, il primo a tema malvagi ed il secondo a tema favole. Per Gate Ruler mi è stato inviato il Learn to Play Kit, con al suo interno 6 deck introduttivi, dove per ognuno di essi ha accompagnato anche una guida rapida sulle regole di gioco ed un playmat di carta interattivo per avere traccia di ogni passaggio presente in un turno. Per Digimon un promotion pack versione 0.0 Special Edition, contenente le carte foil dei 6 Digimon iconici della serie animata, Agumon, Biomon, Gabumon, Gomamon, Patamon e Gatamon. Ed uno store tutorial kit con al suo interno un manuale di gioco, un poster e 16 demo deck contenenti un piccolo mazzo per iniziare a muovere i primi passi su Digiworld, una bustina trasparente con un insieme di 9 carte, un manuale di gioco rapido ed un playmat di cartone e, dulcis in fundo, uno One Piece Card Game Launch Kit, con al suo interno 16 poster di presentazione al gioco ed un numero uguale di mazzi base, ognuno con leader Luffy doppio colore, un regolamento di gioco rapido,
ed una Promotion Pack 2022 contenente 5 carte ciascuno. Cosa dire se non ci sarà molto lavoro da fare? Per questo inizierò da subito ad impiegare tutto il materiale ricevuto per creare dei contenuti che andranno, passo dopo passo, chi prima, chi poi, ad affrontare ogni gioco di carte presente nel pacco. Quindi, per anticiparvi alcune pubblicazioni che arriveranno presto sul canale, segnatevi queste date. A cavallo tra mercoledì 28 e giovedì 29 settembre ci sarà l'appuntamento con il TCG di Digimon e il 12 o 13 ottobre, a seconda degli impegni, il contenuto che riguarderà il regolamento del gioco di carte collezionabili di Dragon Ball Super, che, come sempre, in entrambi i casi esploreremo in meno di 20 minuti. Per i tematici e tutto il resto vedremo il loro contenuto più nel dettaglio in dei video dedicati che arriveranno presto sul profilo Instagram, quindi restate aggiornati e seguitemi anche lì se ancora non lo avete fatto. Troverete il link in descrizione. Di nuovo un ringraziamento di cuore va a Giorgio Bucco e Game Trade per avermi dato la possibilità di viaggiare tra i vari piani dell'universo dei TCG grazie agli articoli che mi sono stati inviati. E voi siete incuriositi da un GCC nello specifico tra quelli visti quest'oggi? Come sempre fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.